argomento. Le donne che comandano in Italia, femminismo a parte, sono ancora molto poche, molto meno degli uomini sicuramente, però questo accade anche nel resto del mondo. Un sondaggio è andato a cercare di capire perché. Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. Sì, ma dietro. Perché pensateci, quante ve ne vengono in mente di donne che sono riuscite a raggiungere posizioni di potere? La Rita Levi-Montalcini, che è un personaggio che a noi ci fa onore. No, non mi viene in mente, di verità. La signora Thatcher, che è stata leader in Inghilterra, la stessa Hilton, la moglie dell'ex presidente americano. Forse la difficoltà di conciliare vita professionale e famiglia, forse perché solo da poco, da troppo poco tempo, abbiamo avuto la possibilità di entrare nelle stanze dei bottoni. Sono queste le cause reali, le ragioni vere e proprie, o sono solo delle scuse? Ci portiamo dietro un retaggio culturale che sicuramente non è dei migliori. Quindi è un pregiudizio? Sì, sicuramente c'è. Cioè, per quanto noi donne vogliamo credere che non è sempre così, quindi un po' di disparità rimane comunque, anche se siamo nel 2004. E il potere è maschile ancora, purtroppo, ma è così. No, l'uomo ancora non le dà lo spazio. È un pregiudizio? Sì. E sono i problemi di sempre che riguardano le donne, che sono quelli della maternità, che obiettivamente è un limite. Per fare il punto sulla questione, la presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo, ha commissionato un sondaggio. Gli intervistati erano uomini al top. La maggior parte, il 76%, ha ammesso candidamente di essere favorito nell'accesso ad alti incarichi rispetto all'altra metà del cielo, come si dice. Percentuale che sale all'83% quando a rispondere sono i politici. Ancora, la domanda perché non raggiungiamo posizioni di potere, il 35% risponde per la difficoltà di mantenere un doppio ruolo, il 30% per pregiudizi culturali, il 10% perché le donne sono meno interessate alla leadership e un altro 10% dice che le donne dovrebbero fare più lobby. E poi c'è un 15% che dichiara perché non è un mestiere da donna. In realtà c'è chi ha dimostrato e come di averne le capacità. Mestieri un tempo assolutamente maschili, oggi si sono tinti di rosa. Gli uomini sostengono che sono pregiudizi culturali a tenere le donne lontane dalle posizioni di leadership, ma poi sono gli stessi a ritenere il proprio mestiere non adatto alle signore. Se poi si domanda ai rappresentanti del sesso forte, vogliamo ancora chiamarlo così, se sarebbero disposti a sostenere e aiutare una donna per permettere di arrivare sul ponte di comando, tutti si dicono assolutamente disponibili e anche felici di avere, se capita, come capo una donna. Vabbè, se dipende da me, io se mi dice se posso lavorare con qualche donna sono felicissimo. Non ho mai avuto un capo nella mia vita lavorativa come donna, però nessun problema. Sì, sì, un presidente del consiglio donna sarebbe meglio. Se avesse un capo ufficio donna? Magari. Chissà se i maschietti hanno le stesse preoccupazioni di molte donne che fanno di tutto per essere perfette sul posto di lavoro. Sei sicura di volerli così? Se vuoi essere presa sul serio, devi pettinarti in modo serio. Seppur lentamente qualcosa sta cambiando, si sta muovendo. I bottoni, le donne, non si accontentano più soltanto di cucirli.